dove si fonda il vostro matrimonio? Abbiamo ascoltato Gesù che dice: si fonda da un inizio, da un inizio. Quando Dio ha pensato tutto il creato e vi ha pensati insieme. In un tempo dove tutto è relativo, dove tutto finisce e chissà chi ve l'ha fatto fare a venire qua, a dirvi per sempre. E Dio questo vostro per sempre lo prende sul serio. Dio ci crede che voi lo fate sul serio. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più alti, e allora vi mostro la via più sublime. Potresti essere l'ingegnere edile più grande del mondo, potresti essere la controller migliore di tutti, ma ha detto San Paolo: se non avessi la carità. Carità è sinonimo di amore. La carità è magnanima, benevole la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra nella verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, la carità non avrà mai fine. Adesso prova, guardando a Giusi, Francesco è magnanimo, Francesco è benevolo, Francesco non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si rallegra della verità. Francesco tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore di Francesco per Giusi non avrà mai fine. Giusi, possiamo fare anche il contrario. Giusi, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore di Giusi per Francesco non avrà mai fine. Sembra difficilissimo, sembra complicatissimo. Eppure le prove che si può fare ce l'avete, chiedete ai vostri genitori. Avete l'esempio. È possibile. È difficile? Sì, ma è bellissimo. Francesco, devi amare Giusi come Gesù ama la Chiesa e come lo ama Gesù la Chiesa sulla croce. Giusi, devi amare Francesco come la Chiesa ama Gesù e come la ama la Chiesa Gesù, ripetendogli tutti i giorni ti amo e correndo anche dei rischi. Solo così, come abbiamo detto all'inizio, questo sacramento che oggi inizia, finirà, questa messa finirà quando tutti e due sarete in paradiso. Perché abbiamo detto all'inizio di questa celebrazione, questo è il modo che avete per diventare santi. E in questo tempo nel quale tutto è famiglia, perché niente è famiglia, scegliere di essere famiglia a partire dal sacramento del cioè a partire da Cristo, è il modo per ripetere: benedici il Signore, anima mia. Sposa, auguri.
Siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Francesco e Giuseppina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Francesco, accolgo te, Giuseppina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Giuseppina, accolgo te, Francesco, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, conferma in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, benedici e santifica l'amore di questi sposi, l'anello che porteranno come simbolo di fedeltà, li richiami continuamente al vicendevole amore, per Cristo nostro Signore. Giuseppina, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. People live for the fortune. Some
people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Search for a fountain, the promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and thank you.